Fermo no, perché è continuata la realizzazione del nuovo ospedale, sta continuando anche in virtù del finanziamento che è già garantito nonostante non si proceda ancora alla vendita di immobili del vecchio ospedale. Quindi ora siamo in questa situazione che insediatasi la nuova amministrazione, il sindaco ha chiesto alla regione, all'azienda ospedaliera e all'università di avere formalizzato un piano di dismissione, perché per ora di là non è dismesso quasi nulla, no? Come si può vedere. Quindi a fronte dell'apertura di nuovi padiglioni del nuovo ospedale, ora iniziano le dismissioni secondo un piano parziale, diciamo, che ora è stato comunicato in modo.